Strategie metropolitane. C'è il futuro della città, da acqua e di terra, al centro del dibattito promosso dalla Fondazione Duomo di Mestre al Centro Le Grazie. Nel salotto che spesso ospita dialoghi e confronti siedono l'ex rettore di Ca' Foscari, oggi assessore al piano strategico e il numero uno della Confindustria veneziana. Il tema è complesso. Venezia, città dalla vocazione internazionale e dalle grandi potenzialità, rischia nei fatti di rimanere più che altro una provincia, con problemi legati allo sviluppo, all'invecchiamento della popolazione, al mancato ricambio generazionale. E allora, cosa sta facendo il Comune per invertire la tendenza? Quali progetti sta mettendo in campo per cambiare rotta? Venezia, come abbiamo sempre detto, è una medaglia a due facce: da un lato attira e dall'altro respinge. È una città difficile, è una città che deve trovare ancora un'armonia all'interno del suo territorio, città bipolare, multipolare, città metropolitana. Questo succedersi di definizioni accademiche poco aiutano il governo di questa città. È una città invece che, a mio avviso, come lei ha detto, ha problemi concreti. Per me il principale è quello demografico. E questo nell'isola drammatico, ma anche nella terraferma è altrettanto pesante. Ha problemi di giovani e di futuro. Io ho fatto il rettore per molti anni e so cosa vuol dire questo tipo di problema. E qui è un problema di immaginare delle, nel concreto, delle economie trainanti, moderne, quindi una modernizzazione della città. Una modernizzazione che per l'assessore passa attraverso lo sviluppo del porto, anche commerciale, dell'aeroporto e di Porto Marghera, su cui, secondo Brugnaro, pesano moltissimo i ritardi coi quali sono stati affrontati problemi, non ultimi, quelli delle bonifiche dei territori inquinati. Abbiamo affrontato una crisi tremenda, con evidentemente problemi. Alcuni problemi, quelli più, tra l'altro, pubblicizzati, arrivano da più lontano della crisi. Sono stati in qualche modo, si sono incastrati su meccanismi, soprattutto penso alle bonifiche, al rilancio di Marghera, che poco hanno a che vedere con la crisi di oggi. Ecco, questi problemi sono venuti tutti quanti, i nodi sono arrivati al pettine e adesso è il momento di appunto snodarli, però bisogna farlo con umiltà e passione. Penso che tutti insieme si possa farcela. Anche per Luigi Brugnaro, però, la questione cruciale riguarda i giovani. Se si vuole ripartire, dice, bisogna farlo da loro. Bisogna pensare che prima di tutto vengono le persone e soprattutto i giovani. Giovani che vengono fatti studiare dalle famiglie con grandi sacrifici. Si chiede ai giovani di studiare, di laurearsi, e noi dobbiamo però prospettare loro dei lavori di alto livello, di valore, perché questa fatica che loro in qualche modo, a cui vengono sottoposti, abbia un ritorno anche economico oltre che di vita. E per fare questo bisogna pensare a uno sviluppo economico di livello, di qualità. Bisogna ascoltare le imprese, chiedere quali sono i punti focali, e quelli più importanti sono evidentemente che dobbiamo ricominciare ad assumere un ruolo guida, Venezia metropolitana, in Italia e nel mondo. Giovani sì, ma in platea ce ne sono pochissimi. Sarà l'orario, ma ad interessarsi del futuro della città sembra siano più che altro gli over 50. E allora proviamo a chiedere a Riccardo, studente e consigliere di municipalità, che cos'è che non va. Diciamo che le proposte non ci vengono quasi mai fornite, i progetti vengono sempre presentati quando sono già pronti e quindi a noi giovani e ad altre categorie vengono presentati troppo tardi rispetto a quello che in realtà vorremmo veramente fare. Perché cos'è che vorreste veramente? Bisognerebbe dare una vitalità che ormai questa città ha perso completamente, perché mancano gli spazi riservati non solo ai giovani ma comunque a una città viva che ormai invece sta morendo sempre di più sotto gli occhi di tutti. I giovani se ne vanno perché non hanno nemmeno una casa, le case costano troppo. Si parte dal problema delle case, hanno degli affitti esorbitanti, ma non è soltanto quello il problema, vedono altri posti, altri lidi dove si vive meglio. Si sta meglio economicamente, basta andare a pochi chilometri da qua, a Treviso, a Milano, non c'è nessun problema, c'è una buona vita, un buon tenore di vita e anche prospettive di lavoro, magari sono comunque difficili anche da quelle parti, comunque ci sono soluzioni migliori. Eppure Venezia è anche una città universitaria, perché allora non riesce a trattenere gli studenti che si laureano qui e lascia che vadano altrove a crearsi un avvenire? 30% dei giovani in Italia non trova lavoro in Italia. Allora, poi abbiamo il problema veneziano, perché noi discutiamo di Venezia, giustamente. Le università veneziane hanno prestigio, lei sa che è arrivata seconda Ca' Foscari in questa ultima valutazione relativa al bilancio 2010.
E quindi non possiamo dire che non esistono gli strumenti. Certo che non trattiene. Il problema della residenza è un problema cruciale per Venezia, cioè non è pensabile che non ci sia la possibilità di trovare una residenza a prezzi accettabili come in ogni città, dove il mercato si faccia una reale concorrenza e dove non ci sia un sovrapprezzo pagato in funzione di che cosa? In funzione di categorie privilegiate, perché è chiaro che se ci sono 20 milioni di turisti qualcuno avrà dei vantaggi economici o no? Beh, è giusto che restituisca parte di questi vantaggi alla fisiologia della città. Sì, ma in pratica il comune cosa fa per promuovere la residenzialità? A febbraio dovrebbe partire il bando per il ripopolamento che metterà a disposizione un centinaio di alloggi comunali per le giovani coppie e non solo, attraverso la compartecipazione alle spese di restauro. Ma questo non basta. Per aiutare chi lavora, ad esempio, bisognerebbe ridurre i tempi della mobilità. Il pensiero allora corre alla sublagunare, ma il progetto sembra destinato a restare sulla carta, almeno per un bel po'. No, il problema della sublagunare è un problema che va, come dire, presentato con le sue funzioni. Allora, fino adesso noi siamo ad un'idea di metropolitana che è un transfer fra Tessera e la terraferma. Ora io penso ad esempio che la metropolitana possa essere una proposta di soluzione, però nel momento in cui affronta tutti e tre i problemi centrali del trasporto in acqua, e cioè il problema dei tempi, il problema del trasporto delle persone, il problema del trasporto delle merci, il problema del trasporto dei rifiuti, cioè deve andare 24 ore su 24 e deve essere l'elemento che, come dire, svolge la funzione fisiologica come un rene per la città, porta i trasporti per le attività umane, porta via i rifiuti. Così affrontiamo veramente e in modo definitivo il problema del moto ondoso. Casa, lavoro, mobilità. Vivere a Venezia può anche essere una sfida, ma per qualcuno vale la pena affrontarla. Io rimango qui perché io ci credo in Mestre, anche se momentaneamente ho qualche dubbio, ma credo che negli anni si troverà una soluzione. Bisognerebbe partire dal centro per nuove strutture che sappiano capire, non semplicemente delle strutture create per così, per, senza sapere cosa sarà all'interno. Fanno la biblioteca, Villerizzo, scoprono quando è stata realizzata che è troppo piccola rispetto a quella attuale. Già questa è un'ottica sbagliatissima, è un errore di procedura. Il Candiani lo vogliono buttare giù, facendo una nuova multisale, nuove multisale, ben vengano, però delle attuali, che sono degli edifici storici, cosa ne faremo? Quindi rimangono dei grossi problemi, dei grossi buchi che non sanno rispondere e vengono sempre fatte delle procedure sbagliate senza pensarci. Ma tu ti senti mestrino o veneziano? Mestrino al 100%. Sarei per separare Mestre Venezia domani mattina. Se per Riccardo Piazza San Marco e Piazza Ferretto sono due realtà lontane, anni luce, per altri giovani invece la dimensione della città andrebbe ulteriormente allargata anche al di là dei confini urbani. Ma io vivo bene in questa città e sicuramente vivo meglio se questa città inizia a definirsi come una città metropolitana, cioè quindi con la sommatoria di Venezia, di Treviso, di Padova e di Mestre. Quindi se si allarga la dimensione da micro a macro, forse si allargano i progetti, tutte le infrastrutture, e quindi diventa uno spazio più combinabile, più vivibile sicuramente. Mestre da sola è una città che ha dei problemi che comunque si possono risolvere, insomma, dei grandissimi potenziali. E a Venezia in centro storico ci vai? Beh, a Venezia in centro storico sì, ci si va e dovrebbe essere sicuramente un centro storico più promosso anche a livello di trasporti. Bisognerebbe che il tram arrivasse a Venezia, quello specifico. Bisogna che quindi Venezia stessa diventi una città all'altezza di altre città importanti come essa. E per far questo ha sicuramente bisogno dell'impegno di tutti, perché al centro delle strategie metropolitane, prima ancora delle idee, devono esserci le persone.